Dentro o fuori in palio l'accesso ai quarti playoff, un solo risultato a disposizione, la vittoria al 90esimo, niente tempi supplementari per contro alla Feralpi Salò, classificatasi al terzo posto nel girone A e per questo testa di serie sarà sufficiente il pareggio. La Corte Sportiva d'Appello ha accolto il ricorso per Dursi, revocata la seconda giornata di squalifica. L'ex Bari sarà in campo nel tridente, completato da Rauti e Cernigoi, dunque panchina per Clemenza e Delle Monache. I problemi maggiori a centrocampo, reparto privo degli squalificati, De Risio e Poppetti. Memuscei sarà il vertice basso, interni Pontisso e Giambo. Ultima partita da titolare per il franco senegalese lo scorso 17 febbraio con l'Entella all'Adriatico. Avvicendamento tre pali, novità sostanziale. Gioca l'esperto Iacobucci, una sola presenza finora ad Ancona il 22 dicembre. Senza l'infortunato Drudi, difesa composta da Zappella e Janes in grosso zitta. Guarito dalla frattura alla mano, Frascatore partirà dalla panchina. Riepilogando il probabile 11, Iacobucci in porta, in difesa Zappella e Janes in grosso in zitta. A centrocampo Giambo, Memusciai e Pontisso, in attacco Dursi e Rauti a supporto di Cernigoi. Zauri. Abbiamo pareggiato in casa, dobbiamo andare a vincere assolutamente fuori. Abbiamo tutte le armi per poter vincere. I ragazzi stanno bene, hanno voglia di fare una grande partita, quindi siamo pronti. Come ricordato, alla Feralpi basterà il pareggio. In campionato allo stadio Turina, capienza 2500 spettatori, i Leoni del Garda hanno conquistato 39 punti, 8 i clean sheet. Non hanno segnato solo in 2 delle 19 gare casalinghe. Appena 2 le sconfitte interne contro il Fiorenzuola la prima giornata e la Pro Vercelli 0-3 lo scorso 16 febbraio. Un solo assente, il terzino Girgi. Sistema di gioco 4-3-1-2. Il probabile 11, tre pali dell'Ucciso, che non è al meglio, ma stringerà i denti. In difesa Bergonzi, l'esperto pisano, l'ex Bacchetti e Corrado. Carraro in cabina di regia, Mezzali, Guidetti e Balestrero. Di Molfetta tra le linee, alle spalle di Miracoli e del recuperato Luppi, ex Modena, Entella e Verona. Abbiamo dimostrato di essere al loro livello tranquillamente, per cui dobbiamo giocare la nostra partita consapevoli che abbiamo sì 2 risultati su 3, ma che sarà comunque una partita complicata, perché il potenziale offensivo del Pescara l'abbiamo già provato l'altro giorno e quindi dovremmo essere un po' più attenti e un po' più solidi rispetto a quello che si è visto a Pescara, anche se siamo stati molto belli. La prima volta che tolgono una squalifica a un giocatore per bestemmia, a me non ha mai tolto niente, i miei giocatori neanche. Leggeremo il motivo per il quale è stata tolta la squalifica, anche perché a noi risultavano immagini abbastanza chiare.